Telecom Italia, buongiorno, sono Iachino. In cosa posso esserle utile? Buongiorno, senta, mi chiama Francoforte, gentilmente. Attenda un attimo in linea. Grazie. Franco! O d'Alefu! E allora, dottore, che notizie per una degli analisi? Signor Falsaperla, purtroppo devo dirle che le rimangono pochi giorni di vita. Ma che mi sta dicendo, dottore? E allora vuole come si fa? Non si preoccupi, lei da domani mattina tutti i giorni si rechi alla playa. A playa? Esattamente, alla nostra playa di Catania. E allora? E cominci a fare le sabbiature. Tutti i giorni, mi raccomando, non salti neanche un giorno dalle 9 alle 11 del mattino, 2 ore al giorno di sabbiature. Dottore, ma c'è possibilità che mi salvo? No, che si salva? No, ma almeno si abitua a stare sotto terra. A sto coppo, c'è sì i soldi. Io mu sento, ora ne esce un set di cuore e faccio colore. Anzi no, ma giù a una regina che questo faccio un folle e ci spolo con tutte i soldi. Ma da dare soldi! Oggi be spolo con soldi! A tagliare no bar! Oh, bar! Come si? Moto che stai giocando, moto non mi distrarre, moto che sonnisce l'asso. Ci faccio un po' chierdasse che domani metto le manifeste a Catania. Senta, ma io devo lavorare una cosa. Aspetta, non mi distrarre, non vedi che il momento è importante. Sì, ma già banna. C'è tua moglie, un amico. Sì, un momento, aspetta, va. Usta verendo chi sei la classe caiocata che ora io ammacco, mi degnero gecchi e ci faccio il folle dei gecchi. Forse non abbiamo caputo. Da banna, andò a bar. C'è tua moglie, un amico. Sì, un momento. Un attimo, ora che sta verendo che chi so io mi sento e colore come colore. Sordo non è colore, metto che lo carici tu. Oh, ma allora sto andando per davvero. Teresa che da banna, andò a bar, assettate mano nella mano, occhi negli occhi, c'è tua moglie, un amico. Mia moglie? Un amico? Aspettami qua. E ora scanna. 30 secondi dopo. E la puttana adesso c'è tua moglie, un amico. A quale amico? Come conosce chi sto caleuto, va? Nel cuore della notte, Maria. Maria! Che cosa c'è? Che è successo? Ci sono i ladri? Muta, stante! Ci sono i spiriti, i fantasmi, nella maghiera di sta casa, te l'hai detto mille volte! Ma che è successo? Mi so sì, piglierò a bagno a fare la pipì. E allora? Come rapì la porta, si trovava la luce, sola, lo capisti? E come chiudì, si stotau, sola! Ci sono i fantasmi in sta casa, nella maghiere! Ma rego io, ma ci posso combattere con te, eh? È possibile che tutti i voti che ti imbriachi te ne vai a fare la pipì in tuo frigorifero? Giovanottino! Sta parlando con me? Con te, non lo sai che è proibito fare la pipì in piscina? E vabbè, ma la fanno tutti. Sì, ma no dal trampolino però. Senza offesa, io ancora sogno valido come quando era picciotto. Sì, vabbè, lo sappiamo. Mi rega io e mia moglie ci faccio iettare schicchi. Hai scelto, ma squaro. Ah, non ci credi. Io sai che faccio. Vai un damicera da facci genere alimentare, accatto bello barattolo di Nutella, che d'occhio addosso che c'è, a chiana casa, a botto da stanzeletto. E poi? Cerego, spogliati. E ida? Che si spoglia? E poi? Cerego, sdraiati in tuo letto, mettiti longa longa. E ida? Che si mette in tuo letto. E poi? Io, a bordo di mano da Nutella, belli e mi impasto tutto paro. E quindi? A poi, piglia e mi sto in mano, ne tende 9 da stanzeletto. Io sai schicchi comietta, se sento tuo fottino! Papà, alivi chi hanno i peri? Certo che no! E mi mangiai una brata! Ma dico, Falsaperla, ma lei si rende conto di quello che ha fatto, o no? Mm-mm. Lei non solo ha violentato quella povera ragazza, ma per giunta ha violentato anche la madre, la sorella, la zia, la nonna, il padre, il fratello, il cugino, il cane Labrador e persino il criceto. Signor giudice, la colpa è di mia mamma. Sua madre? Mm-mm. Lei mi dice sempre Saro,
Hai 40 anni, mammuzza, perché non te la fai una famiglia? Mamma! Mamma! Ma! Che c'è, mamma? Perché stai piangendo, mamma? Oh papà! Do caraci! Stavo andando un giovo e si resi la mattina tanto io! Ma quando sei cretino che papà gli stai preoccupare? Gli piangi per questo motivo? Se il papà si chiama una martellata nel dito, devi ridere! E io ridi! E perché se mi resi la mattina tanto testa? Ai ai! Un piccolo serpente. Papà! Dimmi, figliuolo. Ma noi siamo serpenti velenosi. Ma no, caro. A meno male, ma muzzicata lingua. Lo sai, visti? Che cosa? Mosso un anno. E mosso un anno? E come mossi? Ah, niente, ci pigliamo a fuoco a casa. Non c'è una rata a casa popolare. O ci ricesimo piano, librino. Certo, mo ruoto. Tramite l'assessore mi conosco. Basta. Scoppiavo l'incendio, ne venno da un nescere, s'appabbiare dalla finestra. Gli eravamo da sotto, gli è mossi. No, c'erano i bomberi e cotoloni. Basta, eravamo un cotolone, gli era bombato. Cascava, gli era bombava. Cascava, gli era bombava. Ma insomma, ma uomo mossi. Ci appoma a sparare. Oh, mamma, che c'è, mamma? Mamma, papà si sta abbiando una tirazza. C'è dire a tuo padre che ci fici conna, no l'ali. Signorina! Sta parlando con me? Lei ci crede all'amore a prima vista? Veramente no! E allora ne vedremo domani a mattina. Io non è convinto che è un cavallo. Ma come un cavallo? È certo. Vuol dire roba a ditta, chianda perate, mozzocone, non portiamo la villa e si mangia l'eva. Yeah, per davvero! E perché la portatelo al dottore, io facete guarire! E che facciamo guarire? Romini che 5, aveva la cussa, 3 castagni! Dato il vino. Padre. Sì? Padre, mi scusi, ma dobbiamo cominciare la messa. Sì. Ora subito? Sì, Federi la stanno aspettando, guarda, già mezz'ora, anzi. Sì. Occhio vino, questo mettiamolo da canto, che questo non è vino per la santa messa. Certo, prego, si accomodi. Cari fedeli, vi parlerò della moltiplicazione del pane e dei pesci, il più grande miracolo del nostro Signore. Il Signore, con 5.000 pani e 2.000 pesci, sfamò 4 persone. Padre, ma che sta dicendo? 5.000 pani e 2.000 pesci, 4 persone? Ma non sono scoppiate? E questo è il miracolo, Questa giornata alla playa ci voleva, bello, mi sto rilassando, bella questa sabbia, questo mare. Cugino, tu prendere tappeto, tu volere comprare tappeto, vuoi comprare tappeto? No, guarda, non mi interessa tappeto, no. Ma questo è tappeto buono, questo è tappeto originale. Vabbè, vediamo, fammi vedere questo tappeto, guarda. Questo buono, fratello, questo tappeto originale persiano, guarda, tu vedere, 100 euro. Quanto? 100 euro, questo affare, fratello, affare, 100 euro, buono tappeto. A quale? Chi sto tappeto di 100 euro? Chi sto minimo, la massima che ti posso dare, proprio 50 euro. Ma come 50 euro? Questo buono tappeto? No, questo 50 euro, cioè basta, buono, è bello prezzo. Vabbè, tu dare 50 euro, dare soldi. Vediamo, fammi toccare, vedremo. Insomma, 50 euro mi pare assai. Ma come, fratello, tu avrei detto ora dire 100 euro, 50. Io dire tu dammi soldi, io dire te 50, va bene? No, non vuole che sto toccando, non è buono, no. Ma come, tu dire 50, senta, non lo voglio, non mi interessa, lasciami stare in pace che sono qua che mi sto prendendo il sole. Anzi, levo che mi stai facendo ombra. Vabbè, fratello, ma allora tu dire offerta, dire quando volete dare tu. Ma niente, questo già 30 euro già è strapagato. 30 euro, fratello, cugino, questo buono, no 30 euro, 50, non ne voglio, 30 euro o niente. Vabbè, dare tu 30 euro. Vabbè, ma ora che lo sto vedendo bene, anche il colore non è che è bello, di questo colore. Dove lo metto? No, questo è massimo 15 euro. Ma come, fratello, tu per dire 100 euro, 50, 30, ora tu dire 15, non essere giusto. No, niente, questo 15 euro, questo colore se uso, dove lo metto? No, 15 euro magari lo metto nella lavanderia, magari che uno esce dalla doccia, cioè, sa perché è vero, 15 euro va bene, ma no, non di più, anzi, levati, che non fai prendere, levati. Ma no, cugino, fratello, amico, scusa, tu non dire a me 100 euro, 50, 30, adesso tu dire 15, non dire 15, perché dire questo? Va bene, dare 15 euro. No, ma niente, che sto manco 15 euro vale. Va bene, fratello, cugino, io avere capito. Io regalare te tappeto. Regalare? Me ne dare a due.